video ultra improvvisato, però siccome me l'avevate richiesto, come vedete è sera praticamente. Siccome me l'avevate richiesto, c'avevo tipo 5 secondi di tempo, approfitto per farlo. È un video dedicato ai libri delle ombre di Harry Speck, insomma, a tutto ciò che è scrittura appunto per noi. Ci tenevo a farlo perché sono in un momento di crisi mistica e spirituale e quindi magari mi aiuta un attimo a fare il punto della situazione. Premettendo che sono una persona che scrive, cioè che almeno scriveva tantissimo, lassù non lo vedete, ma è pieno praticamente di diari. Che scrivevo quando ero un po' più piccina, che veramente stavo lì le ore, scrivevo, mi ricordo che li portavo in classe e mentre magari le professoresse spiegavano io passavo il tempo a scrivere, appunto già da qui si vede la mia voglia di studiare e purtroppo però col tempo sono cresciuta e quindi scrivo molto 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 di meno e essendo così, come dire, perfezionista per quanto riguarda il mio libro delle ombre, poi non ne parliamo proprio, veramente ci vogliono. Faccio magari 10 pagine e poi ho un blocco di mesi in cui devo prendere l'ispirazione. Allora, partiamo da questo che è il mio fidato compagno di viaggio, che praticamente è finito. Infatti, il mio ragazzo mi ha regalato una Midori formato 5 per sostituirlo, purtroppo. Che non è il mio primo diario specchio in realtà, soltanto che gli altri ce l'ho tipo infilati là sopra e siccome alla fine sono dei diari normali. Ho approfittato per farvi vedere soltanto questo, che è questo qui, che probabilmente avete già visto in qualche foto sulla pagina o se mi avete come amicizia nel profilo privato sicuramente l'avete visto. Questo l'ho realizzato tutto quanto io con del cuoio che avevo a casa perché col fatto che ho fatto gli scout per tanti anni mi è avanzato parecchio cuoio che utilizzavamo per che ne so, i regalini di Natale piuttosto che roba che vendevamo per autofinanziarci, eccetera. Ed è questo, che è un normalissimo, qua sembra un mostro, ma in realtà è per legarlo agli anellini, alle spirali del quaderno. È un quaderno colorbook che io ho tolto praticamente la copertina per fargliene una nuova, e infatti è rigida. E qua c'è una manina, che tra l'altro l'ho fatta fare a mia sorella, visto che me ne servivano. Praticamente mi serviva la manina piccola con una zampa di orso sempre fatto in pelle. E questo qui l'ho iniziato ma l'anno scorso più o meno, sì, il 22 gennaio 2014, quasi un anno e mezzo fa. E l'ho iniziato anche così un po' per caso perché avevo bisogno di scrivere, siccome invece di cambiare i capelli ultimamente cambio diari. Infatti ne ho un sacco, ho cominciato questo qui, che in realtà è diventato poi alla fine un diario normale, infatti c'ho anche dei disegni. Questo pure ci sta su Instagram se non mi sbaglio. Infatti, e poi c'è stato sempre un periodo in cui magari lo utilizzavo per gli studi, per esempio qua ci sta tutto quanto l'alfabeto degli Yogam. Insomma, veramente ci sono tanti appuntini carini. E poi c'è stato un buco in cui io ho preso questa pausa dallo studio, ma più che altro perché sono una persona che memorizza moltissimo, perché ho una grande memoria fotografica per fortuna, e però in realtà non. Poi dopo non scrivo, cioè tengo tutto quanto a mente quando poi la mia mente non ce la fa più. Però siccome ho deciso che voglio rimettermi a scrivere, ho appunto preso la Midori, che sostanzialmente è un quaderno, magari poi ve lo mostrerò perché voglio fare pubblicità alla creatrice perché è troppo carina, e sostanzialmente sostituirò un po' questo, quello c'ha praticamente vari quadernetti e volevo utilizzare poi vari quaderni per varie cose. Per sopperire alla mia mancanza con il libro delle ombre che adesso vi mostro. Allora, nella mia carriera da strega ho avuto 4 libri delle ombre. Voi direte, ma tu sei pazza, 4 libri. Eh già, perché io sostanzialmente ho bisogno di trovarne. Allora, se finché io non trovo qualcosa che mi piace al 100%, sono cavola di cambiarlo anche 300 volte. E il mio primo non ce l'ho perché poi l'ho venduto perché non era un libro. Cioè. Non l'ho proprio iniziato in realtà, perché era un libro tipo di quelli di resina con tipo 50 pagine dentro, infatti poi vedrete la crescita esponenziale. Aveva 50 pagine, ma veramente a stento e no, cioè no, assolutamente, io sono per i formati giganti. Poi mi sono creata questo con il mio vecchissimo nome da streghetta, che è con lo stesso materiale di questo qui. Qua ci sono le fasi.
Qua c'è una triplice con le rune e anche questo, io non so neanche che cosa ci sta. Ah, ecco appunto. Ma questo risale a tipo 5-6 anni fa. E ci sono tutte le pagine vuote perché poi il resto le ho attaccate sull'altro libro per ricordo. Delle schede stampate di Sentiero Wicca. Quando ho iniziato a stampare di tutto e di più, quel periodo, che se non mi sbaglio era il periodo di quando studiavo per il test universitario e stavamo in Grecia. E la cosa bella è che quando i miei andavano, questo è qualcosa sul druidismo, quando i miei andavano a mare io studiavo, quando mi scocciavo di studiare ripartivo con la scrittura del libro delle ombre. Ma c'è veramente poco perché poi il resto l'ho riattaccato sul libro, infatti scrivevo con, questi li facevo con le rune. Insomma, ci sono comunque molto affezionata perché è una parte di me importante, sono le mie prove prima di trovare l'amore della mia vita. Allora, sono due gli amori della mia vita, in realtà. Al momento ne sto usando uno che non è l'amore della mia vita, perché l'amore della mia vita è questo qua, che voi non vedete per niente. Adesso un pochino fare sì, con lo stesso disegno che c'ho sull'altare. E questo è un quaderno ad anelli, praticamente, che io ho amato. Cioè, questa è la copertina. Non vi farò vedere l'interno perché comunque sono cosine mie e le pagine sono tutte quante invecchiate. Vedete? E ero solita fare poi la parte di sopra, diciamo così. Qua c'ho addirittura una piuma che mi aveva regalato una mia amica. Allora, dopo la benedizione che ho scritto, proprio uno dei primi momenti, dove sostanzialmente dico che comunque questo è il mio libro, che ci scriverò poi dopo tutte le parti più importanti di me, no? Tutte le cose che proverò, che vorrò provare, che vorrò trasmettere poi ai miei figli. Poi c'è una piccola copertina che appunto avete visto, che ho tenuto anche nel libro nuovo. E poi c'è la runa delle streghe perché non so per quale motivo io sono tanto legata a questa cosa. Forse perché quando mi avvicinai, allora io mi sono avvicinata nel 2011 definitivamente a questo sentiero, però già nel 2008 io aprii un forum, mi ricordo, di GDR, dove però c'era una parte legata al paranormale, alle streghe, eccetera, eccetera, e lì trascrissi sia la rede che la runa delle streghe, senza sapere minimamente che poi erano legate a tutto questo sentiero, eccetera, eccetera. Quindi, quando poi sono andata a rivedere su questo forum e ho trovato queste cose scritte da me, ho detto, oh mio Dio, ma cioè io non mi ricordavo che nel 2008 le avevo già lette queste cose. Vabbè, comunque c'è la runa delle streghe. Poi, benché io non sia Wicca, mi piace moltissimo la rede, veramente tanto, tanto, perché comunque, è stato un mio appiglio, nel momento in cui ero un po' confusa e volevo comprendere bene questo sentiero. Quindi comunque l'ho lasciata, almeno in questo qua ci sta. Nel nuovo mi sembra che è tra una delle prime pagine. Poi c'è il credo delle streghe, vabbè, questo raccoglitore qua praticamente c'è un po' di tutto. Il credo delle streghe, poi c'è una pagina che si chiama Vita da strega, dove volevo scrivere praticamente tutto il mio sentiero in poche parole. Anche se questo andrebbe fatto poi nel diario specchio, in realtà io intendo il libro delle ombre come come dire, un'espansione di me, dove ci metto sostanzialmente tutto quello che fa parte della mia ricerca, tutto quello in cui credo. Poi c'è una parte sulla Dea, con tutta quanta la spiegazione della luna crescente e luna calante, una parte sul Dio, che però qua sono molto generici e soprattutto sono molto. Per esempio, qua sul Dio ho fatto anche la distinzione delle fasi del sole, quando poi invece sul libro nuovo no. Poi c'è l'arte della strega, con il cerchio, l'altare e gli strumenti con tutte quante le benedizioni. E poi c'è il cerchio con. Ah, il cerchio andava poi dopo perché si era staccata la pagina. Con l'invocazione ai guardiani, che io questa pagina la vorrei far vedere anche soltanto questa qui, perché è una pagina semplicissima, ma io sono talmente legata a questa pagina. Mamma mia, tantissimo! Infatti, cosa darei per averla anche sul libro nuovo? Io poi dico libro nuovo, ma adesso vi racconto anche la storia del perché libro nuovo. Poi c'è una parte sulla benedizione dell'altare e l'invocazione agli dèi, le corrispondenze con
tutti i colori, i venti e i giorni della settimana, e poi si parte con i sabba. Ho fatto una descrizione dei sabba e poi nello specifico tutti quanti i sabba con poi dopo le varie schede che si trovano in giro, così poi gli esbat. E poi mano a mano che si va avanti, ogni anno lascio magari un paio di pagine vuote per riempirle poi l'anno dopo con attività nuove che faccio. Però questa cosa è fattibile su un quaderno ad anelli, dove bene o male, in realtà lo vedete anche abbastanza vuoto perché molte pagine le ho tolte, dove tu puoi spostare e mettere avanti e indietro come vuoi. Ma il mio sogno è sempre stato quello di avere un librone, che poi vi farò vedere. Però il librone poi ha i suoi lati negativi. Dicevo, c'è la parte degli esbat, la parte degli elementi. Anche questa pagina mi piace moltissimo, veramente tanto. E poi c'è appunto acqua, terra e fuoco. Poi c'era una parte con l'albero che volevo farci tipo la, come si chiama, tutta la storia dei miei antenati eccetera. E poi ci sono la parte con tutti gli incantesimi, i rituali, e cose che ho provato e riprovato, malocchi e contro malocchi eccetera eccetera, cioè sempre per levarlo. E poi c'è una parte sulle rune che non ho portato mai a termine, perché in realtà poi alla fine mi piacerebbe creare un libricino piccolo a parte sulle rune. Allora, io consiglio a tutti, magari vi lascio poi qua tutto quanto l'elenco delle cose essenziali per un libro delle ombre, di cominciare da un libro d'anelli, perché potete fare assolutamente il cavolo che vi pare, perché praticamente potete spostare, non spostare, metterci immagini, quello che volete. La carta potete sceglierla da voi come volete. Io poi tra l'altro ho una fissa assurda per la carta invecchiata, cioè tutto il mio libro è invecchiato a mano. Lo so che da pazzi, lo so che quella povera crista di mia sorella ogni volta mi dava una mano per invecchiare le pagine. Però niente, io sono pazza e quindi volevo fare questa cosa. E soprattutto è facilissimo farli, nel senso che questo qui è un raccoglitore ormai sporco di cera, di tutto. È un raccoglitore ad anelli con questi inserti e poi ricoperto dalla stoffa. Come potete vedere poi questa è stoffa. E niente, io veramente non penso, che non lo so, sono troppo legata a questo. Infatti quando poi ho acquistato quello alla nuova sono stata tipo in crisi per settimane, mesi, e sono tuttora in crisi perché gli voglio bene ma non come questo qua, e non so come fare. Allora, questo qui l'ho realizzato da me e mi ha accompagnato praticamente fino al mio viaggio a Londra, perché quando ho fatto il mio viaggio a Londra sono passata per Camden Town. Io lavoravo molto vicino a Camden, alla fine era poco, con la metropolitana ci mettevo veramente tipo 10 minuti, quindi uscivo dal lavoro e mi andavo a fare un giro per Camden quasi tutti i pomeriggi, questa cosa era perché il mio ragazzo usciva tardi e io uscivo alle 3 di pomeriggio, dalle 3 fino alla sera non sapevo cosa fare, quindi mi facevo giro, andavo al parco e insomma ero sempre ferma a questa bancarella che vendeva questi libri che io già conoscevo, perché poi stando nell'ambiente delle vendite online molti fornitori più o meno hanno sempre le stesse cose, e io avevo visto un libro di questi qua che mi piaceva moltissimo. All'epoca avevo anche una chat WhatsApp con delle persone che mi avevano consigliato di andare a vedere questi libri, e io quindi scema sono andata. E ogni pomeriggio tornavo perché ero veramente in dubbio se prenderlo o meno. Allora, stiamo parlando di lui, che non c'entra neanche nella ripresa, è enorme, veramente non so quante pagine abbia. Qui ha quella che credo sia un'agata, questa qui, incastonata nella pagina, ma è gigante, cioè veramente, guardate, quando fai così sembra proprio quei libroni. Sì, adesso vedete le pagine staccate perché poi vi faccio vedere come faccio per scriverlo. E le pagine sono rilegate così. Questa è la cosa che mi ha convinto a comprarlo, perché le pagine di questo libro in realtà non sono molto buone perché sono molto morbide. Voi adesso non vedete assolutamente niente. Sono sia morbide che molto trasparenti, e quando ci vai a scrivere su 3000 miliardi di altre pagine il foglio si buca. E quindi io disperata non sapevo come fare, perché ho detto cavolo, come faccio. Una mia amica l'aveva già acquistato e l'ha odiato letteralmente, perché la carta fa abbastanza cagare. E io non sapevo come fare, però poi mi sono detta queste si staccano, e quindi ho iniziato a staccare le pagine e le ho staccate per scrivere. Praticamente io staccavo
le quattro pagine, i quattro fogli, e poi li scrivevo e li mettevo a posto. Infatti, se vedete, praticamente queste qua sono rilegate già, e questo è già tutto quanto scritto. Però il problema è che io sono fissata con i fogli marroni, come vi ho potuto dire, e questo qua aveva fogli bianchi, quindi sono stata veramente, non lo so, e sono ancora un po' tuttora in dubbio, perché mi piace moltissimo, però lo sento meno mio di quello. Cioè, questo qui, anche se è sbagliato, pieno di errori, alla fine è mio, l'ho creato io, ci ho messo, anche se è sbagliato, sporco e brutto, è mio. Questo qua è troppo perfetto, anche se, vabbè, alla fine, voglio dire. Vi faccio vedere per sfizio una delle pagine che ho fatto, che è questa qui, che è la prima pagina su Yesbat. Non so se vedete. E insomma, sostanzialmente il mio modo di realizzare i libri è più o meno sempre lo stesso, anche se non sono colorate le, per esempio questo qua è quella là sugli strumenti. Cioè, mi piace molto colorare e disegnare, e per questo se ne vanno veramente tanto 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 tempo. Quindi è anche qua, c'è cioè la runa delle streghe, la rede, l'arte della strega con tutti quanti gli strumenti. Però qua sono stata molto più personale, ho praticamente scritto quasi tutto di mio pugno, a parte delle schede tecniche tipo quelle sugli strumenti e altro, che l'ho copiato poi dai libri o anche dai forum che frequento, che mi hanno aiutato parecchio. Considerazioni personali. Allora, se vi volete costruire un libro delle ombre, fatelo quanto più vostro possibile, nel senso, sì, ispiratevi sempre ad altre persone, però alla fine deve piacere a voi e deve rispecchiare totalmente la vostra personalità. Per esempio, io ne ho cambiati tanti perché volevo comprendere precisamente di cosa avevo bisogno. Allora, se io mi faccio un quaderno ad anelli con cui mi sono trovata benissimo, ma voglio la mia parte personale, diciamo, necessita e desidera un libro rilegato tipo questo qua che ho acquistato, posso stare bene con quello ad anelli qualche anno, ma poi vorrò sempre quello rilegato. È così, almeno per chi è capatosta come me, è così che funziona. Quindi prendete magari un quaderno ad anelli o anche un libro rilegato, iniziate a scrivere, iniziate comunque a costruire, ecco, perché alla fine può avere 3.500 miliardi di copertine strafighe o la copertina può anche non averla proprio, però la cosa importante è quello che viene scritto all'interno e come lo scrivete, perché poi alla fine rispecchia voi stessi. Quindi se voi dovete fare una gara a scrivere 3.500 miliardi di pagine per poi non essere soddisfatti e soprattutto prive di contenuto, allora fermatevi, non c'è bisogno di fare le corse per scrivere. Alla fine il libro delle ombre è uno strumento molto particolare, non è come questi qui che vedete dietro di me, cioè sono strumenti che tu utilizzi, che comunque ci leghi parecchio, che senti tuoi, eccetera, però il libro ti parla, ti aiuta, ti consiglia. Quando lo vai a rileggere, tu senti, cioè ogni pagina conserva il ricordo di quando l'hai scritta. Allora, se, che ne so, se magari quella pagina l'hai scritta in un momento di ispirazione totale, tu ti ricorderai quando eri ispirato, quando eri ricco di creatività, e quindi è come se ti ritornasse quella sensazione. Mentre invece se uno lo scrive senza genio, io ho alcune pagine di questo qua, per esempio, ce l'ho, sono arronzatissime, infatti ve le faccio vedere, appunto, pagine che volano. Tipo per esempio questa, cioè questa veramente fa abbastanza schifo, io la guardo e dico ma sono una cretina, perché ho scritto questa cosa quando non avevo voglia? Io per questo ci metto tanto a scrivere, perché ho bisogno di un momento di pace totale in cui dico adesso mi dedico al libro, e quindi così faccio. E per crearlo da voi è facilissimo, sul serio, se volete vi posto qualche tutorial, ma in realtà li ha fatti anche Skyler, quindi non c'è bisogno che li faccio anch'io, e potete vedere stesso da lei tutto quello che desiderate. E però ci tenevo tantissimo a dare il mio contributo personale, perché anche io ho questo trascorso così altalenante con i libri, quindi magari siccome sono una persona che praticamente è super confusa su cosa vuole e soprattutto super pignola,
su queste cose, magari vi potevo dare qualche spunto. Quindi provate, non, sappiate che non troverete mai il vostro libro delle ombre alla prima botta, è impossibile, perché sicuramente cambierete, perché rispecchia voi stessi e quindi cambiando voi cambia anche lui e non è possibile. E c'è qualche mio video da qualche parte su un qualche canale sperduto che avevo prima dove dicevo che questo era il mio libro delle ombre a vita che non avrei mai sostituito, ma non lo sostituirò mai in realtà perché alla fine fa sempre parte di me. Oh, come sei bello! Però intanto ne ho comprato un altro. Tra l'altro, quando poi vi stavo raccontando, andavo sempre a Camden Town, bellissimo. Quando sono andata ad acquistarlo, perché poi me l'ha regalato il mio ragazzo, la tizia mi ha fatto tipo mega sconto, perché poi ha detto al mio ragazzo: "Guarda che la tua ragazza è venuta qui per settimane a guardarselo". E quindi alla fine niente, l'ho preso. E deve essere una scelta totalmente vostra, non vi fate influenzare mai da nessuno, ma questa cosa deve valere in tutto. Spero che questo sproloquio di quasi 17 minuti, forse anche di più, sia piaciuto. Spero di aver detto cose utili e non straparlato come al solito. Vi lascio qualche scheda magari tra qui o lì o prima, così magari potete studiarvi qualcosa. E ricordatevi sempre che anche se non siete, non lo so, artisti o altro, io in primis, guardate quanto è venuto, cioè, tutto macchiato di colla questo qui. La cosa importante è che piaccia a voi, chi se ne frega degli altri, la cosa importante è che è il vostro libro. E un giorno, tra 10 anni, tra 20 anni, quando lo ritroverete, perché magari l'avete cambiato, magari andrete a rileggere delle pagine, vi scenderà magari anche la lacrimuccia, perché fa parte di voi, è una parte vostra che non vi separerete mai dal libro delle ombre. Quindi veramente, dedicateci tutto il tempo che necessita, quando volete e non lo fate forzatamente. E con questo vi saluto, spero che questo video eterno vi sia piaciuto, anche se è stato molto improvvisato. Se vi servono altri consigli su altri strumenti, fatemelo sapere che io magari faccio anche altri video. Mua!